Stasera audio streaming. Prima abbiamo fatto un video streaming con un grandissimo, stasera un audio streaming con un altro grandissimo. Stasera abbiamo l'opportunità di parlare col primo, unico ed originale bassista della PFM, senza nulla togliere al secondo, però secondo me il bassista che ha forgiato il sound della PFM, il mitico Giorgio Fico Piazza. Ciao Giorgio! Ciao ciao, ciao a tutti. Grazie per la tua disponibilità e mi piace questo mistero che non ti vuoi far vedere, ma mi hai spiegato il perché, ma ci sta benissimo, io rispetto la tua scelta di artista. Prima domanda, anzi non è una domanda, è una curiosità. Fico perché? Perché eri bello? Fico o eri fico nel suonare? No, né uno né l'altro. Ero bello. È per quello che non mi voglio far vedere. Ah, Un ok. È bella questa. Certo. pochino scherzo, per quanto riguarda suonare, ero le prime armi, per cui non era quella la ragione perché agli inizi, proprio diciamo circa 60 anni fa, mi diedero questo soprannome perché dicevano che alle prove ero molle come un fico. E siccome me lo ripetevano costantemente, alla fine è rimasto questo soprannome, mi hanno chiamato così fin da allora. Ho capito. Ma Giorgio, ma tu dove sei nato? A Milano o nelle città, anzi scusami, nelle province circostanti Milano? No, io sono nato a Milano, alla Ah, Milano sì, ok. Lambrate, che adesso è in, allora era una disperazione. Beh sì, c'è cioè, sicuramente. E tu Giorgio, non so quanti anni hai, però devi essere coevo ai tuoi ex colleghi. Allora, Sì, quindi non ti dico nemmeno di tentare di indovinare perché se conosci quello ma degli io altri. no, beh, saprei già l'età, ecco. Ecco. Ma tu, Giorgio, i primi passi li muovi come tutti i musicisti prog partendo dal beat o hai un percorso completamente differente? Ma guarda, io credo che i percorsi siano infiniti, ognuno ha il proprio. Io ho cominciato stranamente con un trombettista in una cantina, facevo finta di suonare la chitarra. E un giorno incontrai dei personaggi, due chitarristi che mi dissero: "Ma cosa fai tu con quella chitarra in mano?" Dico: "Che ne so, non so neanche come si suona." E mi dissero: "Vieni che ti insegniamo a suonare il basso perché abbiamo bisogno di un bassista." Figurati io se sapevo cosa potesse essere il basso, ma comunque così andò. E mi insegnarono facendomi mettere un dito qui, un dito lì, senza neanche dirmi che note stessi suonando. E imparai il primo pezzo, me lo ricordo tuttora, fu Apache degli Ah, dei Shadows. Shadows, Sì, avete sentito? esatto. Che nel mio spettacolo lo porto ancora oggi come pezzo d'inizio. E quindi questa, poi dopo sono successe parecchie cose. Abbiamo formato questo gruppo, abbiamo suonato per un po' e a un certo momento il cantante, noi eravamo un gruppo night in fondo, Ah, di ok. un cantante night che si chiamava Giorgio Giuliano. E, un giorno ebbe un incidente di moto e quindi ci mettemmo in caccia di un cantante, un possibile cantante. E io trovai una persona che non oso neanche dirti chi è, ma mi piacerebbe lasciarla nascosta perché poi è diventato la più grande voce italiana mai esistita. Poi no, italiana no, greca, ma che cantasse in italiano mai esistito. Tira a indovinare. Parliamo di Demi Rousseau? No. Greco? Dai. Mi viene difficile Greco, perché. ma italianizzato perché studiava qui in Italia, studiava architettura in Italia. Demetrio Stratos. Bravo, è proprio lui. Beh, dopo lui è approdato ai ribelli, quindi dopo lui ha avuto. Sì, quando ci dividemmo, cioè prima si sciolse quel gruppo col quale ci eravamo incontrati, rimanemmo io e lui e per un certo periodo facciamo finta di fare il gruppo inglese che allora i primi inglesi sbarcavano in Italia per fare le loro esperienze, no? E noi ci eravamo aggregati a questi qui, siccome Demetrio parlava perfettamente l'inglese,
ci spacciavamo come gruppo inglese prendendo quel chitarrista piuttosto che quell'organista. Uno di questi chitarristi, una meteora di circa 6 mesi, fu tale Ritchie Blackmore. Beh, caspita. Tanto, sì, che allora non era Ritchie Blackmore che conosciamo tutti oggi. E certo, lui lo diventa. Lui, vero Giorgio, ha gravitato qui in Italia perché per un periodo ha suonato anche nei Trip con Furio, esatto, Chirico e Gio Vescovi. Esatto. Sì, era, forse era ancora più genuino di quello che è venuto dopo nei Deep Purple, un chitarrista di tutto rispetto. Però sì, è vero, so che ha gravitato in questi nuclei, in questi cluster che adesso va di moda, sì, dire. Ma tu, Giorgio, il periodo Beat poi... Certo, tu lo affronti come tutti, perché io vedo che minimo comune denominatore di voi musicisti prog è che partite né più né meno dal beat, perché anche nei Ribelli c'era anche Gianni Dall'Aglio, che poi ha suonato nell'album, secondo me più bello, di Battisti, che è Anima Latina. Quindi c'è un background di semplicità, tra virgolette, ma lo vedo anche in artisti, non so se concordi con me, anche Mike Oldfield amava e ama tuttora gli Shadows, quindi di tutto, certo, rispetto. Ma com'è invece, che penso sia la cosa che poi ti ha portato a diventare professionista, l'incontro con la premiata? Chi è che hai conosciuto per primo? Pagani o altri personaggi? Perché loro, no, anche loro, i quelli... I quelli, perché ti stavo dicendo, quando ci dividemmo io e Demetrio, lui andò nei Ribelli e io entrai nei quelli. Certo. Eravamo io, di Cioccio, Musida, chi cacchio era quell'altro? Premoli era la new entry, perché aveva 15 anni quando venne. Sì, che poi per un periodo c'è stato anche Radius, che ha sostituito Musida per il servizio militare. Esatto, esattamente. Certo. Quindi la premiata è quella. Certo. Era dai quelli che facevano il beat, pian piano l'evoluzione ci portò ad essere premiata. Certo, ma tu avevi attività da turnista come l'aveva di Cioccio con Battisti o Musida, o tu in quel periodo eri il classico bassista non turnista che lavorava soltanto con una band, o facevi un po' di turnismo, Giorgio? No, noi eravamo allora negli anni, ti posso dire dal 69 al 71-72, eravamo la base ritmica di chiunque. Ho capito. E quindi io di Cioccio sempre, a turno Musida, Olte Premoli, via dicendo, insieme a tanti altri, ma io di Cioccio eravamo la base ritmica e abbiamo fatto dischi per chiunque. Ti faccio dei nomi che possono saltare da Adriano Celentano a Lara St. Paul, a Lauzi, inutile parlarti di Battisti, che li abbiamo fatti i primi 3 o 4 LP. Insomma, chiunque, tutti i primi in classifica eravamo noi. E caspita, non è un vanto, per carità, lungi da me. È che in quel momento lì, quel passaggio che definiva il prog, tutti lo volevano, cioè tutti gli artisti famosi che erano legati al tradizionale sentivano la necessità di avere qualche cosa al di fuori del loro sentire la musica, no? E quindi chiamavano questa ritmica, tant'è vero che noi eravamo gli unici in orchestra da 80, 100, 120 elementi, eravamo gli unici 4 senza spartito. Ah, okay. Perché ci facevano sentire il pezzo e volevano quello che facevamo noi, non una cosa scritta da qualcun altro. Ma questo noi e altri personaggi, io ti parlo dei miei colleghi, non so, Dattoli, era un Tavolazzi, Ares Tavolazzi, Bandini, c'era tutto quel giro lì. Sì, eravamo in tanti a fare quella cosa, proprio perché eravamo gente che suonava in maniera impeccabile, diversa da O Sole Mio. E allora, cioè, io ad esempio ti posso dire, insieme nel pezzo Insieme di Mina, io se lo sento oggi mi vergogno di quello che ho suonato. Ma no, dai.
Eh sì, perché per me, malgrado mi esprimessi liberamente, ero troppo contenuto, ma per loro era già un'esagerazione, capito? Era un altro mondo musicale. Però, guarda, il mondo turnistico, io non l'ho fatto, che anche io sono stato musicista, per lo più batterista, e ho gravitato nella situazione bresciana, e avendo studiato con Alfredo Golino, che tu conosci bene, mi raccontava che infatti c'era una certa libertà. Diciamo che Alfredo è venuto post e ha fatto un turnismo che magari era più metronomico, però il tuo periodo mi raccontava tanto, soprattutto il papà di Alfredo, Antonio, che è stato lui che mi ha formato. C'era più libertà per il musicista, ok, c'era da seguire uno spartito, però questo che tu mi dici era la realtà, però per me sono le cose che hanno segnato la musica rock, rock pop di quegli anni, che se già nel 70-71, tu mi confermi, non si diceva prog, ma rock sinfonico, ecco. Sì, esatto. Tra l'altro io sono un po'... Non mi piace molto classificare il genere di musica, per me prog non vuol dire niente, perché quello che abbiamo fatto dalla bambolina in poi era già prog. Addirittura sì. Quello che facevo... La bambolina veniva da comunque esperienze di musica da night e quant'altro, quindi prog significa semplicemente per me evoluzione musicale, tecnica, certo, quello che ti pare. Certo. Ma un'evoluzione continua, non è un... Io non lo ritengo un genere definito, punto e basta. È una cosa sempre in evoluzione. E tu come ricordi gli anni con la premiata? Perché tu praticamente, ok, quindi 69, aggiungiamoci il codone PFM, quindi dal 69 al 73 tu sei rimasto 4 anni. Come ricordi tu questi anni? Com'era? Vabbè, poi la PFM si sa, si è formata con l'entrata anche di un altro tuo collega che è stato fondamentale per il sound, che è Mauro Pagani. Ma com'era Giorgio, l'aria, come ricordi tu quei 4 anni? Sono stati anni difficili, complessi, perché poi anche ti farò una domanda che sicuramente ti hanno anche già fatto. Che ricordi hai tu del periodo premiata, Giorgio? Ho ricordi vaghi, ma sicuramente di grandissimo divertimento. Però, e poi dopo te lo confermerò successivamente, però probabilmente non mi rendevo conto di che cosa mi stava succedendo. Cioè, me la son proprio goduta alla giornata, capito? Non, certo. Anzi, delle volte ero perfino stanco di fare il VIP che fermava gli aerei perché dovevamo partire noi o quelle cose lì. Prendere 2 aerei al giorno era una cosa che cominciava a non piacermi più. Mi è strapiaciuto il periodo iniziale, quando ci dovevamo caricare gli strumenti, guidare il camioncino, scaricare gli strumenti e via dicendo. Quello è la parte più bella che mi ricordo, che mi ha lasciato un segno dentro, che ancora oggi sto tentando di far capire ai giovani con i quali vorrei collaborare, ma penso che sia tempo perso. No, beh, guarda, quella gavetta che abbiamo fatto tutti, tu molto di più perché sei un professionista, ma anch'io lo scaricare. Ricordo questo tuo ricordo, penso che sia collegato a quando facevate anche le prove al carta vetrata di Bollate. Certo. Ecco, siccome io penso che allora gli anni che avete fatto, quindi storie di un minuto, per un amico, e tu sei ancora all'interno a Photos of Ghost, per me, secondo me, è stato il picco più alto della premiata, non che dopo siano scaduti, però questa frase che ho sentito dire da te, che ti stavi stufando, è quella che ho letto di anche, non voglio parlare per altri, anche Pagani. Forse era il ritmo che ti ha logorato, Giorgio? No, non il ritmo, la noia di ripetere le stesse cose tutti i giorni. Cioè, a un certo momento cominciavo a non capire perché la gente si entusiasmasse così tanto quando suonavamo, perché tanto suonavamo sempre le stesse cose, sempre nello stesso modo, in maniera eccellente, senza dubbio, però
mancava la novità quotidiana. Io ora faccio le stesse cose con i miei ragazzi giovani, ma ogni giorno che salgo sul palco per me è un'emozione nuova, perché con loro sto rivivendo il periodo miei iniziali, capito? Loro mi rinfrescano lo spirito, tant'è vero che oggi suono quello che allora non avevo capito come dovevo suonare, l'ho capito adesso e non a caso ho fatto il disco. Certo, ma una domanda che mi sovviene, allora, è una curiosità più che altro, tu sei stato uno dei membri originali che ha visto lo scavalcare della PFM dall'Italia nell'Inghilterra, perché voi siete stati la prima band che un personaggio come Greg Lake si è interessato. Lake, come vi trattava? Una domanda che io ho letto qualcosa, però è meglio chiedere a chi l'ha vissuta. Che ricordi hai tu di Greg Lake quando siete approdati a Fulham Road alla Manticore? Com'è? Sicuramente allora, deve essere stata una cosa pazzesca per voi. Eh beh, insomma, sai, erano tra i nostri idoli, lui in particolar modo, perché già dai King Crimson, poi negli Emerson, Lake & Palmer, per noi era... E voi facevate cover anche voi, perché chi non ce l'ha consiglio, guarda, di prendere i CD di volume 1 dove fate le cover dei Jethro e dei King Crimson, ecco, già lì eravate pazzeschi. A questo proposito, l'hai citato tu, la carta vetrata di Bollate, c'è in giro un bootleg. Sì, lo so, è introvabile. Io sfido chiunque a riconoscere noi al posto di Jethro Tull piuttosto che dei King Crimson. Le Burré, oh my God, io l'ho sentita perché è stata recuperata da questa operazione che ho fatto di Cioccio un po' di anni fa. È un cofanettino di 4 CD, il primo... dove si vede che voi fate palestra con le cover praticamente identiche, quindi è stato il famoso nastro che è stato dato a Greg Lake e Lake si è reso conto di questa cosa. Ma tu che ricordi hai del periodo inglese? Come vi trattavano? Allora, la premiata deve tutto a Greg Lake, perché è lui che ha creduto in noi, è lui che ha sentito questa cosa e ci ha creduto al volo e ha voluto a tutti i costi noi in Manticore. Ma prima di arrivare a Manticore, lui era venuto... un concerto di Roma era. Esatto, e ha voluto cantare, è venuto appositamente da Londra per cantare con noi 21st Century Schizzo in Man, sul palco dal vivo. Vedi tu. Quindi la premiata deve tutto Greg, che ha creduto ciecamente in noi. E di conseguenza, quando eravamo là, noi eravamo ospiti fissi di Greg praticamente tutte le notti. Quando uscivamo dalla sala di registrazione, si andava a casa sua, erano le 2, 3, 4 di notte, lui dormiva ma si alzava volentieri e si tirava mattina. Il periodo è stato relativamente breve, perché mi pare di ricordare circa 6 mesi, ma sì, intensissimi. E poi figurati, noi, i rockettari italiani che si trovano a Londra improvvisamente, ti può solo che andare il cervello in poltiglia. Sì, però siete stati, io adesso faccio un discorso in generale, siete stati anche in gamba, perché altre band come il Banco ha tentato e non c'è riuscita, secondo me. Quindi io penso che il primato l'ha avuto la premiata, perché voi da Storia di un minuto, che è un album per me bellissimo, dove anche qui un altro personaggio, come confermerai, Battisti, vi ha creduto in voi e vi ha preso nella sua scuderia della numero uno. Si sente già che comunque per un amico il suono stava già cambiando. Mm-hmm. Mi confermi? Tu quando è che hai cominciato a capire che la PFM stava diventando più grande di quello che sembrava? Cioè, quindi da Storia di un minuto, col furgoncino alla Manticore, quando hai capito che tu sinceramente... No, non l'ho mai capito, nel senso che l'ho vissuto quotidianamente, ma non ci si faceva dei calcoli sopra. Ci capitavano queste occasioni, pur di suonare come suonavamo noi. D'altronde noi numero uno ci siamo andati perché abbiamo detto di no alla Ricordi, al rinnovo del contratto, e non so se l'hai letto da qualche parte, ma Franz mi pare l'abbia scritto su uno dei suoi libri,
non ci volevano lasciare andare dalla Ricordi e ci misero sul piatto 300 milioni di lire. Cosa che hanno detto, no, guarda, grazie, ma ci siamo rotti le palle di fare la bambolina e quant'altro, abbiamo già le cose nostre, e infatti Battisti ci aveva... Ma, tra l'altro, quando suonavamo al Pipes a Milano, Battisti era sul palco come gruppo Night, noi uscivamo a fare la... come che si chiamava allora? Comunque la star, no? Avevamo la bambolina in classifica, l'attrazione, ecco come si chiamava. E Battisti faceva tutta la notte, night, e non cantava ancora, suonava la chitarra accompagnamento nei campioni. Di Catano. Ecco. Quindi la nostra conoscenza è contemporanea alla nostra crescita, siamo cresciuti insieme. Quindi quando lui ha deciso di fare le cose sue perché le case discografiche gli tiravano le porte in faccia, allora ha deciso di aprirsi un'etichetta, ovviamente ci ha chiamati. Però noi eravamo sotto contratto con la Ricordi, di fatto non avremmo potuto andare. Ma Lucio Salvini, che era allora il direttore, mega direttore, ci ha messo la mano sul cuore, ha messo lì un mucchio di soldi, ai quali abbiamo detto di no, ma ci ha lasciati andare lo stesso. Però con uno, se mi pare di ricordare, che chiese un qualche cosa in cambio, cioè la partecipazione di Ciocio all'Equipe 84. Sì, per un periodo sì, sostituendo il batterista dell'Equipe perché aveva avuto dei problemi di tipo giudiziario, non mi ricordo. Io sono dell'85, però sono internamente vecchio, come se uno che avesse vissuto dalle cronache di mio papà, che è relativamente giovane perché è del 52 e vi ha visto tante volte dal vivo a Brescia in un cinema che non c'è più, che è il Crociera in centro a Brescia, era ecco perché sono abbastanza preparato. Una domanda che adesso non è una domanda: com'è andata? Te ne sei andato via tu o è successo qualcos'altro, Giorgio? Perché è una domanda che te la faccio direttamente perché non si capisce. Sei stufato tu, Giorgio? No, aspetta, intanto secondo me non si capisce perché nessuno ha mai voluto dire niente. Okay. Io quando parlo con qualcuno lo dico volentieri, ma mi piace farlo guardandolo negli occhi, no? Perché sennò quando fai queste cose qui, sì, vabbè, può essere, uno racconta quello che vuole, ma sotto sotto, se lo guardi negli occhi capisci se dice il vero o no. Ma siccome non c'è niente di nascosto, ma è una domanda che mi fanno frequentemente in rete, no? E io rispondo sempre, guarda, la prima volta che capito a tiro con uno spettacolo, con un concerto dalle tue parti, se vieni a sentirmi, vieni a pomeriggio, parliamo tutto il pomeriggio e ti spiego tutto. Certo. Perché non ho niente da nascondere. La verità è che loro sì che probabilmente si stavano rendendo conto di fare un passo importante, cioè di crescere in maniera importante. E probabilmente hanno ritenuto, visto che c'era l'America in vista, hanno ritenuto di avere necessità di un bassista più performante. Boh, certo. Io non ho battuto ciglio perché, come ti ho detto prima, mi ero un po' stancato di quella noia, chiamiamola quasi. Cioè, è quasi una bestemmia chiamare noia un periodo del genere. Però sai... Hai preso la palla al balzo. Non ho detto di no, diciamo così, però certo. Se vogliamo, di fatto mi hanno defenestrato loro. Sì, ma vogliamo. Questo poi c'ero già arrivato. Ma a me la cosa non mi fa né caldo né freddo, è un ma lo so, Giorgio, che stato fa parte del passato, punto e basta. Ma certo, però sei stato molto, molto maturo, perché se io fossi stato, il batterista della premiata o un altro componente, io avrei detto, ma cosa è stato, cioè... Però tu sei molto filosofico, sei molto zen. E invece il Giorgio Fico Piazza post PFM cosa fa? Perché anche su questo non si sa tantissimissimo. Aspetta un attimo. A proposito del fatto che individui in me uno molto zen, io probabilmente tu conoscerai adesso di chi parlerò, che è mancato poco tempo fa. Sono molto zen perché ero un fan di Marco Damiani. Ah sì, che era.
Quindi le sue teorie, indipendentemente da quello che fosse la religione o quant'altro. Ma le che, sue... era il grafico, che era il grafico della prima... Era grafico, ma lui è stato il nostro primo e in assoluto migliore fonico che abbiamo mai avuto. Se vedi quel programma che trasmettono sempre in Rai in bianco e nero, c'è uno seduto per terra, ce ne sono due seduti per terra. Te è il programma, quello della Rai. Uno ha i capelli bianchi ed è Lombardi, quello che ci ha fatto gli amplificatori. Certo, Lombardi. E l'altro è Marco Damiani, seduto per terra con le gambe conserte, che sta mixando. Lui ha mixato i Deep Purple con un mixerino da 6 canali. Era un fenomeno, Marco. E poi aveva delle teorie di vita che mi hanno sempre affascinato, per cui forse ho seguito un po' la sua strada. E questo certo. È quanto. Cosa ho fatto dopo? Dopo ho fatto l'essere umano normale, quello che mi capitava di fare, ho fatto. Per 40 avevi anni. Chiuso con la musica poi? Avevi un attimo... Avevo chiuso totalmente, ma non perché per ripicca o perché non mi interessava proprio più. Nel momento in cui ho smesso, non mi ricordavo nemmeno di avere, ti faccio un esempio, il basso che uso ancora oggi, che è un basso Fender. Del 67, Fender, il jazz bass, che è il mio primo basso, non il mio primo, il mio primo Fender, perché li ho avuti tutti prima. L'avevo portato da un liutaio poco prima di smettere, e quando smisi di suonare non mi ricordai nemmeno che il basso era dal liutaio. Se non si ricordava mia figlia, io non avrei più questo basso. Te pensa? Ma ho proprio chiuso il cervello, basta, non mi interessava più l'ambiente della musica. E quindi tu hai lavorato come un comune mortale? Hai lavorato? Assolutamente sì, diciamo che dunque sono stato fuori 40 anni dall'ambiente musicale, per cui per 35 anni ho fatto il rappresentante di abbigliamento per bambini. Eh no, ma è importante perché... E guarda, tornando alla filosofia di vita, è un lavoro che mai avrei pensato di poter fare, perché sono sempre stato piuttosto schivo, quindi entrare in un negozio e dirgli ti devo vendere qualche cosa ci vuole del pelo sullo stomaco, no? Assolutamente. Mi è venuto col tempo, ma è un lavoro che mi è strapiaciuto, perché quello che mi lasciava più soddisfatto del lavoro era il contatto col cliente. Ho capito. Ogni due volte all'anno io rivedevo queste persone, mi vedevano volentieri, perché più che io vendere e loro comprare, ci facevamo delle chiacchierate infinite. Io ho bisogno del contatto con la gente, è per quello che ad esempio adesso suono, il streaming non ne faccio, perché non riesco a capire come si faccia a suonare senza un pubblico davanti. C'è ragione. Quindi se io non ho il pubblico davanti, se non ho un palco da calpestare, non ho quell'emozione che mi permette di suonare in una certa maniera, che è quel modo che ho tramandato ai miei ragazzi. Però perché Giorgio... Dimmi. Quello, scusami se ti interrompo, quello che tu dici è una cosa non indifferente, perché sentire una persona che non è che ha suonato con una band da oratorio, ma bensì con una band importante che si reinventa, perché tu dal 74, quindi no, dal 73, 74. Ecco, ti reinventi, è raro sentire. Cioè, se io andassi anche a intervistare altri musicisti, non hanno quell'umiltà che hai tu, cioè nel senso o turnisti o altro, perché ho sempre sentito che chi usciva dalla tal band pur di continuare, e questo è un punto di forza, e questo secondo me è l'umanità dell'artista, e non sei l'unico, perché ti dirò di più e ti farà piacere. Prima di fine anno ho intervistato il chitarrista di una band prog importante, che non so se la conosci, la Real Accademia di Musica, sì. Ecco, Pericle Sponzilli, che saluto, anzi, anche lui, finita l'avventura, si è buttato nel tessile, e questo per me è qualcosa di molto umano, perché si vede l'essere concreto, ok, basta,
ho i piedi in terra, cosa che tu e altri colleghi non hanno fatto, no, senza far nomi. No, però devo dire che probabilmente per rimanere a quei livelli non devi essere così umano. È vero. Devi diventare cinico. Tronzo devi diventare, usiamo. No, io dico cinico, perché poi dopo da cinico puoi diventare qualsiasi cosa, ma cinico nel senso che io, se avessi continuato, non in quel momento non sarei stato io sul palco. Ho capito. E quindi avrei truffato il mio pubblico, capito? Oggi invece non vedo l'ora di salire, perché ho questa necessità di esprimere quella famosa musica che allora non ho capito bene, oggi la conosco bene, sono in grado di suonarla in maniera che arrivano le vibrazioni giuste al pubblico. È giusto. No, ma questo che tu dici sono parole sagge che secondo me, vabbè, io ho 36 anni, non sono né giovane né vecchio, però sono parole che secondo me tanti giovani che si avvicinano alla musica non partono dallo studio dello strumento, vogliono già partire suonare, ok? Arriva dopo, però ci sono dei passaggi. Tu, dopo 40 anni, sei tornato ed è un bene, perché era forse la tua natura. Tu per 40 anni hai tenuto dormiente questo, però è molto bello sentire dalle parole di un bassista che è stato una band importante, che è stato umile post, quindi è molto per me corroborante ed è uno stimolo per crescere. Una domanda per chiudere e per non rubarti altro tempo. I progetti futuri di Giorgio Fico Piazza sono di registrare, far concerti quando si potrà? Stai scrivendo libri? No, guarda, libri sono almeno 3-4 anni che ho due o tre giornalisti, scrittori, che non faccio nomi perché sono dell'ambiente, li conosceresti benissimo, che fin da allora mi dissero, perché raccontando queste cose probabilmente apro la mente a qualcuno, dico, ma cavoli, ma queste cose vanno messe su un libro. E avevamo cominciato a bozzare qualcosa. In questi ultimi 2-3 anni ho visto che lo stanno scrivendo tutti, e allora io penso che sia inutile scrivere anche il mio. Capisci? Certo. Salvo che non trovi una forma diversa, che ci sto pensando e credo di esserci vicino, allora sarà una cosa diversa, ma raccontare la propria storia, quando tutti raccontano la loro, non mi entusiasma. Quello del mio ritorno è stato dovuto soprattutto al fatto di vedere questi ragazzi giovani che suonano come dei mostri, ma non hanno l'anima, secondo me, e allora mi è venuto in mente, dico, ma io ho ancora tante cose da spiegare loro, e gli spiego loro che per suonare tu devi avere qualche cosa da dire dentro, da tirar fuori. Se non ce l'hai, sei solo bravo, ma dopo un quarto d'ora, 20 minuti che suoni, mi devi spiegare come fai a stare sul palco un'altra ora, ora e mezza, perché tanto hanno già capito tutto, che sei bravo, fine. Ma non trasmetti nulla. E invece io mi sono sentito di cercare di insegnare loro come si fa a trasmettere quello che hai dentro. E mi sembra che col CD ci siamo abbastanza riusciti, tutto sommato. Ah beh, sì, Giorgio. Considera che il CD è stato realizzato suonando dal vivo, in sala di registrazione, dal vivo col pubblico. One take. Spiegavo loro, dovete essere capaci di, il che vuol dire che devi essere tu quando suoni, non il risultato di sovraincisione e quant'altro, che poi quando vai a suonare dal vivo non sai cosa fare, come metterlo in pratica. Quindi quello che senti in certi pezzi, tipo Grazie Davvero, che sembra un'orchestra di 60 elementi, sono due tastieristi, due fenomeni, che hanno quattro mani per suonare e ne nascondono altre quattro per settare gli strumenti, perché ce l'hanno dentro tutti. Ma questo dal vivo, capisci? È vero. E quindi quella sfida mi ha intrippato non poco. Grazie Davvero è un brano molto beatlesiano, scusami se mi permetto, è molto beatlesiano. Sì, probabilmente, perché è molto sinfonico, c'è dentro di tutto. No, ma mi ricorda... C'è dentro, qui bisogna ringraziare Premoli, che la gente non ha capito che la premiata vera è Premoli. Sì. Gli altri sono dei grandi musicisti, sono degli animali da palcoscenico, ma se non ci fosse stato Premoli che metteva insieme tutti gli strumenti immaginabili,
non saremmo mai stati premiati, secondo me. Infatti, questo è il mio parere. Faccio un annuncio. Chi mi riesce a mettere in contatto con Premoli, gliene sarei grato perché mi piacerebbe intervistarlo. Anche a me piacerebbe rivederlo, ma è introvabile. È introvabile, è forse è stato il personaggio ancora più misterioso di te, perché Premoli se ne è andato via nell'80 per rientrare nel 98, per andarsene via nel 2005 e per fare una piccola comparsata. Penso che insieme a te siete i personaggi più misteriosi della premiata. È stato... non ci siamo spesi. No, non vi siete, forse anche per il carattere, però di grande fattura. È stato un piacere parlare con te, Giorgio, perché... Ti ringrazio. Io ringrazio te perché sei stato molto gentile ad acconsentire questo streaming audio. Spero che post pandemia, quando sparirà tutto questo casino, venga a Brescia e magari fare una jam insieme. Perché no? Ecco. Tutto è possibile nella vita. Oddio, tutto è possibile. Alla mia età magari sono un po' presuntuoso, però... Ma no, ci sta, ci sta. Ci sta, va bene, se lo dici tu. Va bene, Giorgio, dai. Grazie. Buona serata. Anche saluto... a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, se mai ci hanno ascoltati. Sì, ma guarda, io ho un piccolo pubblico, non sono tanti, però mi fa piacere perché scelgo io chi intervistare, audio e video. Anch'io non seguo la corrente. Io intervisto chi mi emoziona e chi è stata la colonna sonora della mia vita. Quindi guarda pure il mio canale, teniamoci in contatto. Saluto tutti i miei followers e grazie ancora, Giorgio. A te, grazie ancora. Ciao, buona serata. Ciao, ciao.